Dovrei essere live? Sì, vi vedo. Adesso aspetto che si colleghi qualcuno. Ecco, inizia a collegarsi qualcuno. Buonasera a tutte, intanto inizio a fare due chiacchiere. Ciao Vane, vedi, io ti saluto subito. Scusate il ritardo, ma abbiamo fatto mille prove domenica con la Jessica, ma il mio computer ha ben pensato di abbandonarmi. E sì, ciao Tonello. E quindi niente, abbiamo avuto quel quarto d'ora canonico di ritardo perché il mio computer così non andava da nessuna parte, ma vabbè. E ciao a tutte, che bello essere qui, anche se a distanza sono veramente, veramente contenta e anche un pizzico emozionata. Solitamente nelle dirette non lo sono, ma diciamo che questa situazione un po' difficile ha fatto sì che comunque siamo tutte distanti. Io solitamente, ciao, vi vedo, ciao tutte. Io solitamente, come sapete, ogni weekend, insomma, quasi ogni weekend sono occupata per l'APE. Quindi ho avuto l'onore di conoscere tante di voi. Adesso purtroppo da oltre un mese siamo ferme, però volevamo esservi vicino in un'altra maniera. E quindi così, benvenuti a casa mia, non guardate la confusione, diciamo che mi ero messa in una posizione in cui non si sarebbe visto tutto il dietro, ma purtroppo appunto il computer ha ben ceduto e quindi abbiamo dovuto fare in fretta e furia un bel cambiamento. Vedo che siete tanti, bene, mi fa molto piacere, stiamo aumentando. Io sono Annalisa Frassinetti, molti di voi forse mi conosceranno, sono la presidente dell'APE. E questa sera le nostre quattro chiacchiere con l'esperto verranno fatte con il dottor Marcello Ceccaroni, che come sapete è il primario dell'ospedale di Negrar. Ah, stavo leggendo i commenti. E niente, parleremo appunto un po' in generale di tanti argomenti. Ci sarà spazio anche per le domande. Vi chiedo una cortesia, le domande le scrivete appunto nei commenti. Cerchiamo però di fare domande che siano di interesse pubblico, quindi generali, perché ovviamente il medico, insomma, il dottor Ceccaroni non conosce la vostra situazione, quindi non può darvi, diciamo, dei consigli che siano dedicati a voi. Vedo che mi chiedete del gatto o del coniglio. Stanno bene, stanno bene. Eccoci. Ciao, Buonasera, eccoci ciao a qua, tutti, buonasera a buonasera. tutti. Ciao, buonasera, grazie per essere qui con noi perché so che hai avuto anche insomma, una giornata un po' impegnativa al lavoro e quindi immagino tu sia un po' stanchino, invece come sempre insomma, abbiamo l'onore No, di averti l'importante è con non noi stamattina. perdere il ritmo, quindi va Quello è bene. vero. Bene, niente, io spero di poterti dare del tu, visto che solitamente in privato ce lo diamo, Me lo hai continuiamo. sempre dato, adesso non so come Ecco. chiusa. Barbara D'Urso come si regola di solito? Barbara D'Urso non lo so, però fa queste facce. Dovrei puntare molto di più la luce, ecco, forse così potrei Così. assomigliarle. Bene, intanto appunto grazie per essere qui. E come va? Raccontami un po', come state? Come sta andando in questa situazione così un po' complicata? Beh, innanzitutto grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere, nella buona e nella cattiva sorte, essere insieme a condividere un po' le nostre esperienze. Come va? Va per certi versi, sicuramente è un periodo difficile, molto molto difficile, lo è per ciascuno di noi, chi è di voi è a casa, chi è fermo dal lavoro, chi è costretto a lavorare. Ma chiaramente è ovvio che questa è un'emergenza che colpisce prima che le famiglie, anche soprattutto tutto il personale sanitario. Quindi è un momento molto difficile, direi, in tutta Italia, in certe regioni molto di più. Come sapete tutti, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto sono le tre regioni che più delle altre per il momento hanno pagato e stanno pagando il prezzo maggiore di questa emergenza, e quindi gli scenari sono degli scenari complicati, Certo. sono degli scenari difficili dal punto di vista emotivo, dal punto di vista
professionale, dal punto di vista organizzativo, però ecco, è altrettanto importante riuscire a fronteggiare ogni giorno tutte le variabili che ci sono e metterle appunto in bolla, come si dice dalla mia parte. Come si dice anche dalle mie di parti. Esatto. Perché ricordiamolo che io e te siamo romagnoli, questa è una cosa che. Esatto. Non si sente per niente, secondo me, dal nostro accento. No, no, no. No, assolutamente. Beh, c'è da dire che voi siete fortunati perché siete un'equipe affiatata, un'equipe che da anni lavora insieme, quindi immagino che anche questo vi stia aiutando, no, ad affrontare questo momento di difficoltà. Oltretutto, voi siete tanti in ospedale, quindi insomma, immagino che Sì. gestire. Dicevi? No, noi siamo tanti. Io devo dire che sono estremamente orgoglioso, già lo ero moltissimo, ma in questo momento più che mai del mio gruppo, perché mai come adesso ci stiamo ri davvero rivelando una famiglia. Non lo dico perché devo fare sempre il buonista e cercare l'happy ending in ogni cosa, però. Onestamente, questo momento molto difficile ci sta rivelando una famiglia vera e propria, in cui nessuno si risparmia, stiamo lavorando tantissimo, io dall'8 di marzo che sono qui ogni giorno, fino a tardissimo alla sera, spesso alla notte perché ci sono delle urgenze. E così con me tutto il mio gruppo, non solo di assistenti, ma proprio anche di infermiere, di ostetriche, il personale ausiliario, le segretarie, la caposala. Cioè, devo dire che c'è stata davvero una capacità di reagire in un modo molto compatto. Io non so chi di voi conosce un po'. Nella storia romana c'era questo assetto di guerra che i legionari avevano, formavano la cosiddetta testuggine, cioè si compattavano tutti insieme con gli scudi alzati e creavano un corpo unico. Ecco, la prima immagine che a me è venuta in mente, pensando a noi, perlomeno a Negrar, ma immagino che questo succeda in tanti altri posti, è stata quella di una testuggine, cioè di un romana, di un corpo unico che sta cercando di evitare i colpi grossi. Devo dire che il nostro ospedale è un ospedale che si è mostrato molto pronto fin da subito a fronteggiare l'emergenza e dal punto di vista amministrativo delle risorse, dal punto di vista dei materiali, dei test. Noi abbiamo anche la fortuna di avere essendo istituto di ricerca, un dipartimento di malattie infettive davvero forte. E tant'è che ha cominciato anche a fare tutta una serie di test per primo, in Veneto, nonostante, o comunque tra i primi, nonostante sia una struttura privata classificata. Abbiamo tanti posti Covid perché ci sono almeno 100 posti letto Covid, quindi tutti occupati da persone in questo momento infette. Ci sono circa 18 posti in terapia intensiva dedicati alle persone infette e 12 in subintensiva, ma questa è una realtà che potrebbe già essere diversa adesso che ve la dico, perché cambia di giorno in giorno, Certo. cioè stanno arrivando nuovi materiali, si stanno creando altri spazi. Chiaramente qui vengono dirottate le pazienti gravide, che sono infette o sospette. Questo è uno degli ospedali che è stato identificato anche per il trasferimento delle pazienti in ambulanza. Quindi chi viene qui in ambulanza, chiaramente capite che è gravida, vuol dire che è in una situazione molto complessa. E dall'altra parte continua l'attività ordinaria. Quindi noi siamo, sapete tutti, un centro abbastanza noto per il trattamento della chirurgia dell'endometriosi, ma non solo della chirurgia, e un centro di riferimento regionale per la oncologia ginecologica. E provate a immaginare avere una diagnosi di tumore in questo periodo di caos totale, di anarchia, di
completa mancanza di possibilità di avere i tuoi familiari con te, quindi le tue reti più care non ci sono. Ed è chiaro che è estremamente difficile, oltre che fronteggiare l'emergenza delle persone infette, anche cercare di garantire una navigazione con un assetto rettilineo a una nave che in questo momento si ritrova a navigare in un mare che è in burrasca completo. Quindi noi stiamo continuando un'attività chirurgica a ritmo abbastanza sostenuto, che è un'attività prevalentemente dedicata alle pazienti oncologiche, alle pazienti endometriosiche molto gravi, quindi quei casi che difficilmente possono essere differiti. Da noi ne arrivano, come voi potete sapere, parliamo di occlusioni intestinali o degli ureteri. E chiaramente diciamo che c'è un decreto regionale che ci consente anche di fare degli interventi per cui non è prevista l'occupazione della terapia intensiva. Non è che stiamo facendo niente per reclutare pazienti, però devo dire che tante pazienti continuano ininterrottamente a chiamare, a cercare di venire, ma cose incredibili. Dopo magari ne parliamo anche di come cambiano le fisionomie degli ospedali e dei reparti in questo momento. Ma cioè, pochi giorni fa è venuta una paziente credo dal Friuli, in macchina da sola, è venuta qui a fare un interventone mostruoso e un bel giorno tornerà a casa da sola, si suppone. Quindi davvero sono degli scenari strani a cui anche noi non eravamo molto abituati. E questo fa anche capire che è fondamentale in questo momento più che mai mantenere un assetto psicologico anche molto molto solido. Quindi in questo essere compatti come gruppo di medici e di operatori per riuscire a trasmetterci la voglia di continuare ad andare avanti, di lottare, perché poi alla fine, cioè, è inutile, ogni giorno inforchiamo la mascherina e in qualche modo veniamo a infilare la testa nella bocca della tigre, questo bisogna dirlo, no? Quindi ogni giorno veniamo già noi anche con dei bei carichi emotivi. Essere uniti in questo momento ci aiuta anche a proteggere la serenità delle pazienti. Quindi cerchiamo un pochettino di essere, non so se avete visto, molti di voi avranno visto La vita è bella di Benigni, ecco, come Benigni, cioè cercare di far sembrare alle pazienti e anche a tutti noi questo momento, che è un momento di grande dramma, anche un piccolo gioco, con tutta una serie di escamotage. Il primario in questo caso ha un ruolo importante perché deve essere un motivatore, deve essere un elemento che non si risparmia, che è sempre presente, che dà l'esempio, più che mai adesso, ma soprattutto anche che cerca di farsi vedere in prima linea e non defilato. E quindi, devo dire che questo momento qui ci sta compattando ulteriormente, e sono estremamente orgoglioso anche degli investimenti umani che negli ultimi anni, da quando ho questo dipartimento, sono stati fatti, perché davvero è una famiglia, non è un reparto. È la mia famiglia, anche perché sono qua praticamente anche fuori dalle emergenze, la maggior parte del nostro tempo è qui. E quindi, che ci piaccia o no, dobbiamo davvero imparare a convivere bene. Voi siete un team giovane, affiatato, insomma, vuol dire anche per le pazienti. Infatti, leggevo diversi commenti di chi in questi giorni è stato in ospedale, è stato appena dimesso e stanno appunto dicendo che quello che tu stai raccontando loro l'hanno vissuto e l'hanno sentito. Proprio il Mi fatto fa di non sentirsi piacere, sono soli. tutte vive? Sì, Ah, stanno bene, vedi, guarda. bene. Ecco, quindi assolutamente. E ci chiedevano anche appunto se avevate avuto dei problemi con i DPI o, insomma, o se eravate organizzati. Beh, immagino che i problemi ci siano stati come in tutti gli altri Sì, ospedali, ma che poi allora devo dire purtroppo. questo, i problemi ci sono stati dappertutto e ci sono dappertutto. Chiaramente più passa il tempo, più questi problemi parzialmente si stanno venendo a risolvere, però è vero che noi, perlomeno in ginecologia, avevamo un numero estremamente ridotto e contenuto di mascherine
diciamo quelle ad alta protezione, quindi tecnicamente sono le FFP3 o FFP2, da dedicare esclusivamente a quei casi certi che arrivano, cioè arriva la paziente infetta e allora tu ti metti in assetto di guerra, ti vesti come un apicoltore più o meno. Bella però come Eh immagine. sì, perché tanto più o meno è così. Voi capite che insomma, la situazione sicuramente viene affrontata quindi nella stragrande maggioranza dei casi con la mascherina chirurgica, che è un dispositivo che fa quello che può. Quindi all'inizio c'è stata questa criticità e non è che l'ospedale non ce le mettesse a disposizione, ma poteva mettersi a disposizione un numero limitato per dei casi certi. Anche perché è logico che essendo un ospedale con un sacco di posti letto di pazienti infetti o in terapia intensiva, voi provate a pensare solo un posto letto in terapia intensiva che consumo di mascherine prevede in un giorno. Pensate al personale sanitario, ai consulenti, agli infermieri. Quindi è chiaro che c'era bisogno lì. E quindi io ho deciso di muovermi un po' per conto mio. C'è stato da tribolare parecchio perché in questo momento la difficoltà è proprio reperire i dispositivi. Comunque, alla fine, in un modo rocambolesco e con grandi peripezie, sono riuscito a comperare delle mascherine FFP2 per tutto il personale del mio dipartimento. Siamo un centinaio, chiaramente comprendendo anche le ausiliarie, le ostetriche. Ne abbiamo presi due a testa e sta arrivando adesso a giorni, perché abbiamo sempre comprato anche questa cosa, una lampada ozono che ci permette poi di sanificarle e sterilizzarle, perché ci devono durare. E progressivamente anche l'ospedale sto vedendo che ha una serie di dispositivi in più che ci può cominciare a rilasciare, ad esempio alle ostetriche, ad esempio al personale di sala, quindi devo dire che adesso le cose vanno un po' meglio, però oggettivamente io mi sono sentito di dovermi muovere in un momento di emergenza un po' per conto mio, anche per dare un segno molto concreto alla gente che lavora con me. Devo dire che ha avuto un impatto psicologico importante perché si sono sentiti in qualche modo protetti, non buttati in trincea. Cioè, dove l'ospedale che ti aiuta tanto, ti sostiene in tutto, in quel momento ha qualche difficoltà, può essere giusto se puoi muoverti tu autonomamente e cercare di sopperire. E quindi nel primo momento di difficoltà questo aiuto con queste mascherine FFP2 ci ha aiutato e ci sta aiutando molto. Adesso riusciremo anche a sanificarcele, quindi a sterilizzarcele. Bene, quindi diciamo che le vostre pazienti che avranno appunto necessità in questo periodo di venire in ospedale perché magari insomma hanno interventi importanti da fare, sono tutelate, ecco, possono stare No, assolutamente tranquille. sì, no, su quello sì, senz'altro. Anche Beh, perché già non è no, poco. no, non è poco, e poi, cioè, non è poco, ve lo dico perché adesso sono sempre sviluppi recenti. Ora saranno fatti i tamponi a tutte le pazienti prima dell'intervento. Saranno di routine, a tutte. Cioè, è ovvio che un ospedale che ha un alto flusso di pazienti ed è un ospedale che chirurgicamente funziona, si attrezza. Quindi in questo devo dire che il nostro ospedale è stato strepitoso, ma non devo dire che tutti noi medici, anche di altri reparti, siamo proprio rimasti molto sorpresi, non che avessimo dubbi, però la rapidità con cui si è entrati in azione, anche rendendosi disponibili per altre strutture, a fornire ad esempio dei test, e adesso comunque verranno fatti i tamponi a tutte le pazienti che vengono a eseguire il pre-ricovero per l'intervento. Bene, Quindi bene. poi questo è solo la ciliegina, perché in realtà ci sono tutti dei sistemi di filtro,
cioè c'è un primo, diciamo, chiamato triage, no? Viene fatta una prima valutazione clinica e anamnestica proprio all'ingresso dell'ospedale, dove è proprio la sbarra, diciamo, il pronto primo, pronto soccorso. Ne viene fatto un altro quando la paziente arriva in reparto, sempre da noi. Viene fatta un'ulteriore valutazione da noi quando la paziente fa il pre-ricovero e si ricovera di nuovo. Quindi è come in tanti gio nei giochi elettronici, no? Ci sono tanti livelli che si devono superare per riuscire a essere operati in sicurezza. Bene, bene. E come insomma, parlavamo i giorni scorsi, no? Quando stavamo io e te strutturando questa diretta, ti raccontavo che da paziente affetta endometriosi io ho avuto la fortuna di fare la mia visita di controllo annuale proprio pochi giorni prima, una settimana prima che ci fosse questo blocco totale. Diciamo che sono stata molto fortunata. Mi metto però nei panni di chi magari in questo periodo avrebbe dovuto fare la sua solita visita e che adesso purtroppo non può. Che cosa vorresti dire alle tue pazienti, insomma, alle pazienti della tua equipe che adesso appunto non possono venire a fare il loro controllo annuale o semestrale, insomma? Allora, le cose da dire sarebbero tante. Io penso di accodarmi un po' al senso anche che ha trasmesso il professor Vercellini pochi giorni fa. Cioè, adesso forse è il momento meno opportuno per apportare radicali cambiamenti alla propria vita, diciamo così, medica. Quindi sicuramente io applicherei quello che a me piace chiamare il teorema scientifico di Orietta Berti: finché la barca va, lasciala andare. Cioè, cerchiamo di non Ottimo. inventarci di cambiare terapie, di cambiare pillole, cerchiamo anche di essere tolleranti con quelli che sono oggettivamente dei sintomi magari minori, cioè un dolore che in qualche modo mi sono sempre barcamenata a gestire con un analgesico, uno spotting che mi dà un gran fastidio, però insomma, in questo periodo è di sicuro una cosa che non è nociva per la salute. E poi non è che dobbiamo andare al ballo delle debuttanti, no? Siamo tutti chiusi in casa, Certo. ecco. E forse è il momento peggiore per cominciare a cambiare delle terapie o a impostarle diversamente. Un'altra cosa, noi siamo consapevoli che da noi sono state sospese, chiaramente le attività di visita sono state mantenute solo l'attività ambulatoriale ostetrica per ovvi motivi, le urgenze e l'ambulatorio oncologico. Però ad esempio l'ambulatorio post-operatorio che, può non, che non, non viene fatto, noi cerchiamo di fare una sorta di... Non cerchiamo, facciamo un counseling telefonico in cui diamo alle pazienti tutta una serie di raccomandazioni, ci sinceriamo chiaramente del loro stato di salute. È importante in questo momento tenere come riferimento la figura del medico di famiglia, perché Certo. quello è il punto, che ci piaccia o no, è un punto molto importante. Quindi non è che esista tanto, io sento dire da molte pazienti, ma il mio medico poi non capisce niente di endometriosi. È vero, però in questo momento più che mai i medici di famiglia si sono trovati pronti a gestire una situazione davvero più grande di tutti noi, perché si sono trovati a dover gestire uno smistamento di esami. Mandare pazienti a esami ultraspecialistici, a fare dei filtri. Quindi il medico di famiglia in questo momento è molto importante. Chiaramente gli ospedali di fiducia restano presenti, noi continuiamo ad esserlo per tanti altri, attraverso i mezzi che ci sono, quindi il telefono, c'è un medico di guardia 24 ore al giorno, però è ovvio che dovete provare anche a capire che qua dentro è come la guerra del Vietnam, quindi non ce ne vogliate se arriva la mail in cui dite, magari da Sassari, ho una perditina di sangue marroncina, è normale? È fatica che vi possiamo rispondere, prima di tutto per motivi di tempo, ma molte volte anche perché è impossibile
stabilire che cos'è quella perditina. Si va dal polipo allo spotting, al tumore dell'utero, a un sanguinamento su base endocrina. Insomma, le doti ancora, diciamo così, Sensitivo. siamo vestiti di bianco e di azzurro, ma non siamo la Madonna di Lourdes. Quindi sicuramente è un po' fatica. Quindi io terrei assolutamente come riferimento il medico di famiglia e secondo me, emergenza o non emergenza, vale la pena che le pazienti comincino a maturare, ma so che in questo voi da tanto tempo lo fate nell'istruire un pochettino le pazienti. Cioè, c'è da capire che l'endometriosi è un problema molto serio, ma poi l'universo donna contiene tutta un'altra serie di problematiche ginecologiche, chiamiamole minori o comunque non endometriosiche, per cui è anche opportuno riuscire a trovare a chilometro zero persone di fiducia. Cioè, Certo. è impensabile che il dottor Ceccaroni che ti segue da anni perché c'hai magari una stenosi intestinale, ma comunque con la terapia medica riusciamo a evitare l'intervento, oppure che ti ha operata, sia anche lo stesso che da 800 km ti cura la candida, così, sulla fiducia o perché mandi la fotografia dell'assorbente, non si riesce, ci È capitato vuole. anche a noi. No, a noi capita quotidianamente. La fortuna è che non le collezioniamo le foto perché sennò ci sarebbe da fare altro che calendari. Però il Io non le voglio punto vedere, però, mi raccomando. è, guarda, me meglio di no perché se te lo raccontassi va oltre la umana immaginazione. Però il punto è che è corretto che ci sia una persona di fiducia. Allora, la risposta che molte volte le pazienti danno, ed è comprensibile, è: ma io non mi fido più di nessuno perché sono stata male per 8 anni, nessuno mi Certo. credeva, eccetera, eccetera. Sì, però tu non hai bisogno di Erasmo da Rotterdam che viene a farti chissà quale pronostico sulla salute. Ti serve un ginecologo che ti curi la vaginite, il prurito vaginale, oppure un assestamento anche di pillola, perché le pillole le conoscono tutti i ginecologi. E i ginecologi molto bravi o di cui avere fiducia, anche se non sono in prima linea nella lotta all'endometriosi, ci sono. Quindi, secondo me, bisognerebbe come fare finta di avere due, come dire, piccoli angeli custodi nella propria strada. Il primo è l'esperto di endometriosi che deve chiaramente essere un pochettino non so, il referente principale per le scelte importanti, per i cambi di terapia, quelli seri, per decidere il timing di un intervento o proprio non farlo, che è la cosa migliore. Però, dall'altra parte, è importante davvero sondare il terreno attorno a sé per trovare un ginecologo di riferimento davvero vicino, perché altrimenti è il caos, perché tu fai una telefonata, in quel momento c'è un'emergenza in sala, non ti si può rispondere, oppure mandi la mail, ma poi non c'è la risposta. Voglio dire, quel disagio resta. Io mi metto anche nei panni di chi in qualche modo aspetta una risposta. È importante queste cercarle attorno a sé. Quindi, no, in questo momento particolare, più che mai, di sicuro non cambiare le abitudini. Io sentivo il professor Vercellin diceva: hai fatto 6 mesi di enantone e ti scade l'enantone adesso, non succede niente di trascendentale se l'enantone lo continui un altro po'. E così vale anche per i drastici cambiamenti di terapia. Giusto, anche perché credo veramente che adesso voi possiate fare il pensabile, l'impensabile, ma diciamo che i tempi sono quelli che sono. Voi state affrontando comunque sia a tutti gli ospedali una situazione che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato fino a pochi mesi fa, quindi essere pronti è impossibile. Dobbiamo tutti noi agire un po' di coscienza anche noi pazienti e quindi cercare di appunto magari contattarvi nel momento in cui sicuramente c'è una reale difficoltà, ma poi per tutto il resto, come dici tu, affidarsi
Devo dirti, scusa se ti interrompo, che sono rimasto davvero, tutti noi qui a Negrassi, siamo rimasti davvero molto sorpresi e molto piacevolmente dalla grande risposta e prova di maturità che le pazienti e le nostre pazienti ci hanno dato. Perché davvero hanno capito che qua piovono le bombe e che comunque vada. Continuare a mantenere una velocità di crociera come la nostra, che per l'oncologia e l'endometriosi in questi tempi è difficile, per cui davvero sono pazienti che stanno collaborando tanto anche nel non essere eccessivamente demanding, no? Come si dice in inglese, cioè nel non pressare con le richieste, nel non. Bene. E quindi c'è stata una risposta grandissima e questo è un aiuto enorme perché chi alla fine sta a casa dà un aiuto enorme anche in questo modo qui, non è che si dà Certo. un aiuto solo non uscendo di casa. No, no. Le cose che si possono fare sono tante, proprio, appunto, per poter Esatto, aiutare. e poi ci sono sicuramente eventi come questo, ma ce ne sono stati tanti, io non sono il primo, no? Sono stati appuntamenti molto interessanti che avete fatto, che hanno probabilmente anche la funzione di rassicurare molto. C'è da dire che c'è anche tutto un altro mondo qui da noi, voi sapete che arrivano le pazienti, fortunatamente, le pazienti gravide, che dopo interventi molto molto seri, si ritrovano a dover partorire in questo periodo. Quindi le endometriosi che vengono qui sono quelle ambulatoriali, all'incirca facciamo più o meno 14.000 visite all'anno, quelle che operiamo circa 1.500, quindi il 9% delle pazienti viene operata, le altre continuano la loro terapia. E le gravide, che ben volentieri da tanti parti d'Italia vengono qui a fare il cesareo perché mo molte volte sono cesarei molto complessi e c'è l'indicazione assoluta dopo certe chirurgie al cesareo, o anche ben volentieri vengono qui anche 2 settimane prima o 3 settimane prima del parto per partorire. E l'assistenza in questo periodo qui a un cesareo, a un parto, vestiti da apicoltori, ve la raccomando. È tutto Immagino. abbastanza complesso, abbastanza. Poi ripeto, anche da un punto di vista visivo è di grande impatto perché chiaramente Ah, sembra sì. di essere davvero, cioè finché si è a casa chiaramente si vedono delle scene in televisione, ma poi quando la paziente viene qui viene catapultata in un mondo che può davvero atterrirla. È proprio lì lo scopo di cercare di essere rassicuranti, insomma, e cercare di mantenere un livello anche emotivo buono. Tra l'altro ci sono delle scene, se posso, ma bellissime perché Volentieri. urgenti, perché è chiaro che i parenti non possono entrare, quindi c'è anche questo isolamento, cioè una grossa prova che questa epidemia ci porta a vivere tutti, no? È proprio un isolamento, ma anche affettivo, no? L'impossibilità di abbracciarsi, di toccarsi, eccetera, ma molto più banalmente. Si opera tua mamma o tua moglie di un tumore e lei è da sola e te non ci sei perché non puoi entrare, perché non è proprio possibile. Oppure, ancora di più, ti nasce un figlio e te, diciamo, con le dovute precauzioni al parto puoi essere in grado di vedere tuo figlio, ma poi dopo no. E allora da noi. Chi di voi è stato in reparto lo sa, c'è una vetrata, ci sono le scale che vanno ai piani e al nostro piano c'è una vetrata che dà sulle scale. E quindi quella vetrata è un po' diventata come la sede dei colloqui, come nelle carceri, e quindi si vedono queste scene struggenti, devo dire, in cui c'è la mamma con la culletta che fa vedere il bambino al papà che è dall'altra parte del vetro. E si parlano col telefonino. Oppure l'altro giorno c'era una mamma, una signora che abbiamo operato per un tumore dell'ovaio,
che era lì col suo drenaggio, aveva cominciato a muoversi ed era con il figlio dall'altra parte del vetro ed è stato bellissimo perché si toccavano le manine, ma c'era il vetro nel mezzo, no? Proprio come se fossimo a Rebibbia nei colloqui con i carcerati. Ecco, anche noi a tutto questo non eravamo pronti, no? No, E allora è immagino. fondamentale in questo momento tirare fuori la grinta, cercare di portare anche davvero il buon umore, cioè alla fine siamo tutti sulla stessa barca, medici, infermieri, ma anche le pazienti, tutti insieme. Quindi questa condivisione di questa emotività è importante. Dopo è chiaro che l'essere romagnoli, tu lo sai, aiuta molto a fronteggiare Certo. le difficoltà, a portare anche il buon umore, perché chi è nato in Riviera, volente o nolente, qualcosa assorbe, no? E quindi si cerca di trasformare il reparto in una pensione a gestione familiare, di quelle che in Riviera ci sono. Ma tipo con la piada, la salsiccia e il sangiovese o quelli ancora no? Allora, ci stiamo attrezzando, Ah, ok. però posso dire che già sono arrivate, perché fa parte chiaramente del tenere alto il morale della truppa, Giusto. sono già arrivate vagonate di pizze, perché qui le piadine si faticano. Vero, Ma dovrei no, inviarmele io. non ti Bisogna che mi ci preoccupare, metta. non demordo. Se Bravo. ho trovato le mascherine al mercato nero, trovo anche le piadine romagnole. Ma quella riminese o quella di Cesena? Perché No, guarda che non è tu semplice sai che il trovarla. triangolo della Piadina è Forlì, Cesena, Rimini. E Bravo. Forlì, Cesena, Ravenna, mi permetto di dire che il covo reale, come diceva mia nonna, della Piadina è Cesena, però tu magari non sarai d'accordo. Già No, Ravenna è un sono po' più d'accordo. alta, poi l'amalgama si sente un po' di più il bicarbonato. Rimini è una piadina molto ruffiana, devo dire, è una piadina che forse è più mainstream perché è piatta, la gente l'abbina molto alla sua vacanza a Rimini, è una piadina più accattivante, però il purista vuole la piadina romagnola vera, quindi direi per il momento mi sbilancerei Cesena Forlì, quella provincia. Concordo, concordo. Ascolta, le ragazze che commentano stavano chiedendo fino a quando saranno bloccate le liste d'attesa per poter venire appunto a fare le visite. Immagino non sia semplice, ecco, dare ora delle date certe. È fatica, ma per il semplice motivo che noi stessi siamo in attesa. Cioè, dipende Certo. innanzitutto come va, non ho controllato oggi, però dipende molto come vanno le vittime che ogni giorno fioccano. Questo condiziona i decreti e i decreti condizionano poi i decreti regionali e di conseguenza anche i comportamenti dei singoli ospedali. Quindi al momento mi sembra che sia tutto bloccato fino al 15, però penso che sia una data simbolica. Ecco, penso che adesso sicuramente avremo degli aggiornamenti di qui a pochi giorni. Quindi Bene, bene. è chiaro che nel momento esatto in cui queste cose si sanno, c'è il centralino che sa dare tutte le informazioni. Direi di non prenderlo comunque sia d'assalto, ecco. Magari No, vedremo, insomma. sì, io mi terrei molto anche a quello che dice il Presidente del Consiglio, perché da quello si evince tutto il resto, tutta la filiera di altre cose. Sicuramente le visite ambulatoriali penso che avranno ancora un po' di ritardo, penso io, eh. Poi se da dopo il 15 si può iniziare, siamo tutti contenti. Vedevo un'altra domanda in cui chiedevano anche qui se gli interventi programmati per autunno verranno slittati in avanti. Ma nella realtà dubito, nel senso che comunque noi stiamo operando tanto, perché, cioè, ripeto, allora, in alcune regioni il decreto ti richiede di operare esclusivamente le urgenze e i casi oncologici, in altre regioni permette di operare anche gli interventi
per cui non è previsto un soggiorno in terapia intensiva. Quindi noi ci stiamo mantenendo completamente nel totale rispetto dei decreti e ripeto, tante pazienti si stanno venendo a operarsi. È chiaro che abbiamo ridotto le attività, nel senso che da 3 sale che vanno solo per la ginecologia attive tutti i giorni, adesso ne abbiamo 2, però ripeto, le patologie ci sono, continuano, le pazienti continuano a venire, continuano a chiamare per venire anche in questo periodo, sentendosi evidentemente anche molto rassicurate dal fatto che, insomma, qua, insomma, la sicurezza viene molto rispettata, come vi dicevo, anche con la storia dei tamponi e tutto il resto, che da questa settimana si cominceranno a fare, però tutti quei controlli clinici si fanno già da subito, cioè dal 13 marzo, mi sembra, che il decreto sia in atto. Quindi, penso che se continuiamo a mantenere questo ritmo per le pazienti che comunque vengono a operarsi, forse non ci sarà una grande flessione. È possibile che tutto questo si ripercuota un po' sulle liste d'attesa, ma non penso con dei tempi biblici. Bene, bene, mi fa A parte che è piacere. qualche mese in più che serve per provare a stare bene con la pillola e Esatto. non operarsi. Quindi da noi la lista d'attesa non potremo fare diversamente, ma da noi la lista d'attesa è fondamentale. È fondamentale perché grazie alla lista d'attesa tu dai delle chance in più a questa paziente di provare a tutti i costi a stare bene senza operarsi. Anche perché lo sappiamo, ci sono tanti modi per riuscire a stare bene anche senza l'intervento. Sicuramente in alcuni casi assolutamente no, però ci sono tante piccole cose che possiamo fare un po' per aiutarci. Per esempio, non so se lo sai, ma io sabato pomeriggio avrò un'altra diretta con una tua collega, con la dottoressa Pastaglia. Lo Ah, sapevi? Sì, e no, parleremo della non riabilitazione es del pavimento pelvico. Beh, direi che quella è la chiave per riuscire anche a stare bene evitando l'intervento, a stare meglio dopo l'intervento, perché poi anche questo è un concetto che emergenza o non emergenza è importante far sapere alle pazienti e si cerca, voi cercate tanto di insistere su questo e noi pure. Se tu ti operi a un ginocchio, sai per certo che dovrai fare una riabilitazione. Tutti noi lo sappiamo, anche se non abbiamo esperienza di interventi al ginocchio. Se si fa male un calciatore, oggi cominciano a dire, forse si è giocato le Olimpiadi fra un anno. Quindi, ricordatevi che il ginocchio ha 4 legamenti in croce. La pelvi ha una valanga di legamenti, tendini, muscoli, nervi, vasi, sistemi linfatici. Poi ci sono i visceri che hanno anche loro una loro autonomia funzionale. Quindi pensare di sottoporsi a certi interventi e poi non fare una riabilitazione è curarsi solo in parte. E vale anche nel gettare la spugna e decidere di operarsi, cioè chi getta la spugna perché ha un po' di spotting con la pillola oppure ha un effetto collaterale, la pillola ce ne sono 50, insomma, prima o poi forse una che va bene o meno peggio si può trovare. E non è solo la pillola la chiave, voi su questo insistete molto, c'è l'attività fisica, un cambio degli stili di vita, la nutrizione. E centrale c'è la riabilitazione, Assolutamente. la ginnastica perineale, cioè riuscire ad avere un tono muscolare del perineo adeguato significa migliorare tantissimo le proprie funzioni. E questo può significare che con un aiutino che lo dà la pillola, un altro l'integratore, un altro l'alimentazione, un altro perché faccio Pilates o yoga e gli esercizi di rieducazione funzionale, noi abbiamo un treno di pazienti che alla fine non si opera. Ed è
Ed è fondamentale, fondamentale proprio parlarne e insistere. Anzi, in questo momento gli esercizi a casa, siccome so che ci sono tanti tutorial su fare l'aerobica, il Pilates, il corso di yoga che adesso stanno andando, se a casa uno fa anche i suoi esercizi al perineo, questo è il momento adeguato per provare a stare meglio. Assolutamente. Beh, direi che quello che possiamo dire è sicuramente di non lasciarsi andare, nel senso adesso siamo tutte chiuse in casa e si mangia tanto, non si fa esercizio fisico e tutto ciò probabilmente si accusa anche nel dolore, no? Spesso se tu mangi male, se non fai attività, la tua pelvi si infiamma. Invece, mai come adesso è importante comunque sia prendersi cura di sé. Proprio perché negli ospedali c'è un'emergenza in corso cioè, dobbiamo essere noi stessi appunto a prenderci cura della nostra salute. Oltretutto leggevo che c'è chi chiede se consigli yoga o Pilates, questa è una cosa di cui avevamo parlato anche nelle scorse dirette. Ecco, mi raccomando ragazze, noi parliamo ovviamente di ginnastica da casa, è ovvio che non è che da domani potete iniziare a fare delle corse sul posto distruttive. Cerchiamo di fare una ginnastica un po' dolce, perché Sì, sennò rischiamo di avere l'effetto contrario. poi non so qual è il tuo feedback, anche lì è molto soggettivo, quindi io ad esempio ho tante pazienti che con lo yoga si trovano bene in alcuni metodi più che altri, il metodo Iyengar o qualcosa del genere, altri col Pilates ad esempio e non con lo yoga, altri col Pilates peggiorano, quindi insomma, è un po' come anche lì, come trovare la pillola giusta, cioè riuscire a trovare il proprio equilibrio è la cosa spesso più difficile che richiede tempo, questo tempo rischia anche di snervare un po'. Però quando capita che in ambulatorio a volte vedi pazienti che tornano e dicono la pillola non l'ho potuta prendere, e quindi ha cambiato alimentazione? No, ginnastica qualcosa fa? Ah sì, l'unica che faccio è quando mi alzo dal divano a prendere il telecomando. Cioè, questi sono tutti i tassellini del mosaico che vengono meno e che possono dare una mano. Il Ma che ecco, sollevamento del bicchiere di cosa gli vino rispondiamo? lo consiglio vivamente perché ovviamente con le dovute moderazioni, ma sapete tutti che il vino fa bene a chi lo può bere, Fa il sangue buono, diceva la nonna. i nutrizionisti insomma, dicono che due bicchieri, la dieta mediterranea parla di due bicchieri a pasto per l'uomo, mi sembra uno per la donna. Io non sono molto esperto, però credo che sia così, fino a un massimo di due bicchieri. Credo che i vini rossi vadano meglio dei bianchi per anche queste sostanze, tra cui il resveratrolo, che è un elemento fortemente protettivo per il sistema cardiovascolare, al di là anche del fattore conviviale che dà sicuramente una mano, è un potente antidepressivo, comunque un buon mio rilassante, nelle Assolutamente. dosi adeguate. Mio Quindi rilassante, Vanessa, non esagerare, ecco, con non questi rimedi. esagerare, no, col sollevamento solleva, dopo magari, insomma, non Non è. che cada sempre in bocca, ecco, che non fa. Esatto. Questo va bene, andare proprio a berlo, forse un po' meno. Vedo che ci sono un sacco di domande, quindi è impossibile, ragazze, rispondere a tutte perché altrimenti dovremo tenere qui il dottore fino al prossimo anno. Alcune sono anche domande abbastanza specifiche, come dicevo all'inizio, è impossibile rispondere perché non conosciamo le vostre storie. Può essere magari interessante rispondere a qualcuna, per esempio, la vedi? Sì, la vedono tutti, quindi Sì, ah. Direi proprio di sì, nel senso che è chiaro che l'intervento può in molti casi andare a recuperare una fertilità che si è ridotta o si è perduta. Ricordiamoci però che più o meno il 25% delle pazienti che hanno un'endometriosi hanno una sterilità legata e causata dall'endometriosi.
A volte l'infertilità di coppia è un fattore plurifattoriale che richiede di correggere tanti elementi che magari non sono solo legati all'endometriosi, ma magari degli anticorpi, magari liquido seminale, eccetera. Però vuol dire anche che più o meno il 70-75% delle pazienti che hanno endometriosi riescono a rimanere incinte o con metodi naturali o anche con degli aiutini dalla regia. Allora, bisogna cercare di ragionare su questo per fare, secondo me, due ragionamenti importanti. Il primo è che a volte molte pazienti arrivano e sono totalmente atterrite perché dicono: ho una cisti ovarica di 3 centimetri, il mio dottore mi ha detto che me la devo operare e poi mi ha detto che sarò sterile, non avrò figli, se non mi opero non avrò figli. Cioè, è anche molto importante capire che quella paziente non deve operarsi, deve fare una terapia al massimo fino a che non cerca una gravidanza e poi provarci spontaneamente. Se la gravidanza non arriva, come ogni coppia, si cominciano una serie di indagini ed è chiaro che se poi non continua a non arrivare, si va a correggere il fattore che si può correggere, quindi uno spermiogramma in qualche modo può essere migliorato. Così anche l'endometriosi. Però, appunto, se si riesce ad arrivare a tutto questo senza un intervento, è chiaro che si è fatto bingo, perché logicamente la gravidanza poi ha un effetto profondamente curativo sull'endometriosi. Quindi la paziente endometriosica ideale, se dovessimo fare proprio un Allora, in un mondo ideale l'endometriosi non esisterebbe, ma neanche il coronavirus probabilmente. Però una paziente endometriosica ideale è una paziente che deve trovare il suo assetto per stare bene, con pillola, cambio di stile di vita, eccetera, tutte le cose che abbiamo detto, fino a che non cerca una gravidanza. Poi deve cercarla. Se la gravidanza non arriva, cominciare ad avere una serie di aiuti. Se per dei motivi personali o etici è chiaro che gli aiuti delle fecondazioni assistite, che ripeto, non sono soltanto la provetta, ci sono tante cose minori prima, se queste non si possono fare, sicuramente la chirurgia dà una mano. Ma la paziente ideale è quella che smette la pillola nel 75% dei casi o con un aiuto spontaneamente resta incinta, l'endometriosi cura. È curata dalla gravidanza. Dopo la gravidanza, la paziente ricomincia le sue terapie, magari ne cercherà un altro e magari arriva, eccetera, eccetera. Quello è l'ideale, cioè traghettare la paziente alla menopausa fisiologica, senza operarla. Quella è la più grande vittoria per un medico che si occupa di endometriosi. Ripeto, noi qui ne abbiamo 14.000 visite, il 9% viene operato. Dopo Negrare è famosa perché operano, operano, operano. Certo, ma ricordatevi che quella è una piccola parte dello spettro delle nostre attività. Il 91% delle pazienti sono seguite con terapia medica e in realtà la sfida più grande è quella. Sai, pensavo a un po' alle branchie, no, delle varie pazienti, pensavo per esempio a chi cerca adesso una gravidanza, è sicuramente un periodo non semplice perché fin da quando ci è stata diagnosticata l'endometriosi, tante volte ci viene detto che dobbiamo cercarla velocemente, che potremmo essere già troppo vecchie, no, per ottenere una gravidanza, e quindi è un po' come se ti sentissi la spada di Damocle sulla testa, quindi immagino che aspettare questi mesi e non sapere che cosa fare non sia semplice. Se tu avessi, è ovvio che parliamo in maniera molto generica, ma se dovessi parlare a delle ragazze che magari stavano aspettando di far fecondazione oppure che cercavano una gravidanza, che consiglio vorresti dargli così? Ma credo che difficilmente adesso possano accedere ai centri di fecondazione assistita. Quindi il mio consiglio è proprio quello di riprendere le loro terapie e aspettare. Insomma, cerchiamo anche di essere ottimisti. Finirà, non fra 10 anni. Esatto. Insomma,
tra la fine di questa epidemia e l'inizio della prossima, uno si mette a cercare. Quindi io ricomincerei con la pillola. La pillola non altera tutto il processo che è stato eventualmente cominciato presso un centro fertilità. Certo, ricominciare con una pillola può comportare qualche effetto collaterale minore, lo spotting, un po' di ritenzione all'inizio, e poi ci si barcamena fino a che non si ritorna a riprendere il percorso al centro fertilità, e a quel punto il percorso è diversificato. Bene. Sì, adesso devo dire che nonostante le segnalazioni della letteratura medica circa i danni effettivi di questo virus sul feto, portino a pensare che non ce ne siano, è molto probabile che sia così. Però anche i neonati sembrano in qualche modo, come dire, protetti dagli effetti di questo virus, di questa infezione. Però ricordiamoci che è un virus che ci sta prendendo tutti in scacco e che nessuno avrebbe mai immaginato. Quindi è una cosa molto nuova, è un virus che come famiglia esiste da sempre. Ma io credo che nessuno di voi l'avesse mai sentito nominare prima. Io l'avevo studiato, era una paginetta sul libro di microbiologia, e da allora, insomma, erano quei banali virus delle parainfluenze. È indubbio che questo virus sia un virus che ha modificato il suo assetto genetico, del resto è un virus che cambia, ed è un virus che ha spiazzato tutti, ha spiazzato i virologi. Che non è che sbagliassero a rassicurare, però è logico, noi paghiamo il prezzo di essere stati il primo paese che l'ha pagata cara, dopo la Cina, ma la Cina ha segnalato 3.000 morti. Insomma, 3.000 morti in Cina, immaginatevi, è una normale epidemia influenzale, quindi è anche normale che quando ci è arrivato, si pensasse non a questo disastro. Gli altri paesi europei che purtroppo stanno pagando adesso il prezzo, ci guardano, ci copiano, ci imitano e in qualche modo hanno la fortuna di essere arrivati dopo di noi. Però tutto questo per dirvi che la certezza che questo virus non crei dei disagi non c'è, tant'è che stanno iniziando e sono in atto tutta una serie di studi. Anche noi stiamo partecipando a degli studi sia con l'Istituto Superiore di Sanità per raccogliere tutti i dati relativi ai parti, ma stiamo anche proprio facendo tutta una serie di studi per valutare se effettivamente una gravida che non ha sintomi sta bene e probabilmente non saprà mai che è venuta a contatto col virus, alla fine avrà dei problemi oppure no. Io onestamente in questo periodo eviterei proprio di mettermi scientificamente a cercare una gravidanza. Si possono fare le prove a casa per essere pronti quando sarà, e allora lì anche il bicchiere di vino aiuta, però devo dire che non so, non mi metterei proprio in questo momento specifico a insistere a cercare, ma è una realtà contingente, insomma, che durerà comunque poco perché è normale, cioè, da quando è mondo tutte le epidemie sono passate. Stavo leggendo, ci sono molte domande. Ragazzi, mi dispiace, non riusciamo a rispondere a tutte, soprattutto Più che altro, vedo che chissà sono se ho anche le molto lunghe. risorse a rispondere a tutte, questo è il. Esatto. E leggevo che molte hanno fatto anche domande sull'alimentazione. Per quanto riguarda l'alimentazione, abbiamo già fatto una diretta, la potete vedere andando un po' più giù nella pagina, con il dottor Gualerzi. Ne faremo un'altra con la dottoressa Brighenti. E con Elisa, in cui Elisa cucinerà, quindi cucineremo insieme e insomma faremo vedere ecco, come si può mangiare bene, ma sempre con gusto, perché vero, il gusto non deve mai mancare, perché Ci sennò. sono anche le piadine proteiche, vorrei dire. Io le ho Oh, viste. che brutta roba! È No, una dai. roba brutta anche perché le fanno riminesi, quindi sono piallate. Però credevo peggio. Quando le ho viste, ho detto, se sembrerà di masticare uno scherzo di carnevale, invece no.
insomma, se proprio uno non può mangiare altro, però è molto Secondo meglio. me è meglio tipo usare una farina non troppo raffinata, invece che mettere lo strutto, mettiamo l'olio. Ah beh, senz'altro, questo sì. Diciamo E poi ce la godiamo, che insomma che sia semplice. le nostre nonne non sarebbero molto d'accordo, però va bene. No, no, assolutamente, no, nessuna, neanche la nonna che è me è molto d'accordo, te lo dico, piuttosto me ne mangio una in meno, ma quando la mangio deve essere buona. mi è arrivata una domanda, infatti la stavo leggendo da una dottoressa, tu pensa un po', che si è prenotata prima della diretta e quindi te la volevo fare perché so che ci teneva. E mi chiede di chiederti se, non, che lei insomma vede che nonostante le linee guida, spesso si parli, non voi, altri medici, magari che non sono di centri specializzati, spesso si parla di chirurgia e non di terapia. Io direi che in un momento come questo, appunto, è importante continuare invece a parlare di terapia. Per esempio, no? Vedevo anche diverse ragazze che parlavano di, insomma, dicono di essere asintomatiche. Ancora più importante adesso, soprattutto nei casi asintomatici, è non sospendere la terapia. Assolutamente, sì. E so che per molte è difficile pensare che c'è da prendere una terapia anche se non ci sono i sintomi, però tu sai meglio di me che i sintomi molto spesso sono quasi sempre un corredo che c'è che accompagna la malattia, ma la malattia spesso è silente e va avanti. Noi continuiamo qui a dover a volte asportare un rene perché la paziente da anni aveva l'endometriosi che gli prendeva l'uretere, gliel'ha chiuso e il rene non va più e lei non se n'è mai accorta. Non è una realtà così aspecifica, o di operare gente che va in occlusione intestinale e tutto sommato non è mai stata poi così male. Quindi l'endometriosi, anche se è silente, può andare avanti. Quindi è fondamentale controllarla e curarla. Bisognerebbe fare uno scatto mentale. Voi spesso e noi spesso quando facciamo, non so, i congressi o le nostre riunioni informative, no? Diciamo che c'è la stessa, l'endometriosi ha la stessa incidenza del diabete. Allora, io credo che non ci sia nessun diabetico al mondo che dica che palle la insulina, ah, io sono contro. Magari puoi dire che palle, ma non che puoi essere contro quella medicina che ti cura il diabete. Ed è chiaro che la pillola, purtroppo, per fortuna, è l'unica cosa che ti può preservare da un intervento e che ti può garantire uno stato di benessere il più a lungo possibile. E quindi, insomma, pensare, tornando all'esempio del diabetico, non è che tu a un diabetico, quando gli fai la diagnosi, gli proponi il trapianto di cellule, di isole pancreatiche, no? Gli proponi una terapia con l'insulina, che prevalentemente andrà bene per tutta la vita, modificando la posologia, la somministrazione, eccetera, eccetera, che si abbina anche lì a un cambio di stile di vita. Nell'endometriosi è la stessa identica cosa. Il diabete è silente, non ha sintomi e a volte anche l'endometriosi asintomatica è importante che sia curata, che sia gestita. Chi è asintomatico per certi versi è sfortunato se non ha ricevuto una diagnosi, perché non sa di avere una bomba orologeria. Ma chi ha già ricevuto una diagnosi ha la grande fortuna di non vivere il dramma dei sintomi, di essere invalidata, e a maggior ragione quindi deve prendere una terapia, perché l'intervento si deve provare in tutti i modi a evitare. Ma sai, sono anche cambiamenti culturali che hanno bisogno di tempo, sono cambiamenti Certo. anche generazionali, perché io stesso quando ho iniziato perlomeno a occuparmi di endometriosi, c'era la fase, no, dei grandi pionieri della laparoscopia, e chiaramente si era molto concentrati sul gesto tecnico e chirurgico e si pensava che l'endometriosi fosse una patologia quasi esclusivamente chirurgica. Poi piano piano le cose sono cambiate, così come
chi negli anni 90 venivo operato magari col taglio, o venivo operato con la cisti che non veniva enucleata, ma veniva bruciata, si sbruciacchiava l'ovaio, si faceva il barbecue delle ovaie, e quindi e questo portava delle recidive. Sono concetti chirurgici che logicamente si evolvono. Così i tumori al seno, si tirava via tutta la mammella, i linfonodi e poi dopo anche il muscolo nei primi interventi. Oggi si fa addirittura interventi più piccoli della quadrantectomia, c'è cioè il linfonodo sentinella. Allora voglio dire, così come cambia la coscienza e cambia la cultura, cambia anche la tecnica. Ma la tecnica chirurgica da sola non è niente. La chirurgia è solo un elemento che è parte di un processo molto più complesso, perché la malattia va conosciuta biologicamente, il nemico va proprio conosciuto, devi sapere anche il suo codice fiscale per riuscirlo ad aggirare e a fregare. E chiaramente la terapia medica è il fulcro di tutto, cioè al momento la medicina questo mette a disposizione, però non c'è molto altro, c'è una Bene. cultura, tu lo sai, fino a, non so, 10 anni fa si parlava così tanto di stili di vita, dell'importanza della nutrizione, insomma si parlava molto meno. Adesso non è che si parli solo perché è una moda, si parla perché oggettivamente abbiamo le prove che questo crea dei miglioramenti enormi. Noi abbiamo pazienti che per malattie loro non possono davvero prendere nessun tipo di pillola. Sono dei casi, non, per fortuna non Ecco, frequenti. in questo caso, perché vedo una ragazza che ce l'ha già scritto in 6-7 commenti, Sì, e quindi allora penso che interessi dobbiamo l'argomento. fare prima un bel setaccio, perché molte pazienti che dicono io la pillola non la posso prendere, quando vai a scavare ti rendi conto che ne hanno presa una, due o tre. Poi le pillole si dividono in pillole estroprogestiniche, progestiniche, progestinici a basso dosaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna davvero capire se la pillola può non essere presa. Ad esempio c'è la famosa mutazione del fattore quinto, il gene MTHFR, che quando è una mutazione in eterozigosi, dico così perché trovate scritto così nell'esame, può permetterti di prendere tante pillole facendo semplicemente una consulenza ematologica. I progestinici possono essere presi, i progestinici hanno un ruolo molto importante nella cura dell'endometriosi. Quindi, prima di tutto, un bel setaccio, perché di quelle pazienti che credono. Perché molte volte una paziente sostiene, ma molte altre volte c'è o il medico di famiglia oppure qualche cattivo suggeritore che dice: ah no, tu allora la pillola proprio non la puoi prendere. Ah, ma mia mamma ha avuto un tumore al seno. Ah, guai, la pillola non la puoi prendere. Non c'è nessun tipo di raccomandazione in tal senso, il fatto che allora tu non puoi prendere un progestinico perché la mamma o la zia hanno avuto un tumore al seno. Molto spesso questo è un alibi molto grande, dietro a cui purtroppo o il medico che non la vuole prescrivere o ha paura, o la paziente che non la vuole prendere si nascondono. Detto questo, in quella categoria davvero molto molto limitata di pazienti che una terapia tra le 50 non la può prendere, noi abbiamo visto che ci sono davvero dei giovamenti importantissimi dati da tutti gli altri fattori, gli integratori, il cambio della nutrizione, la ginnastica perineale, delle attività fisiche, ma io ero il primo a non crederci, Lo so, ovviamente lo so. no, cioè a non cre non a non credere, io ci credo, però non credevo che solo Che queste facesse la cose differenza. avrebbero avuto un impatto così grande. E te ne rendi conto, perché quando hai la paziente che fa tutte queste cose, prende anche la pillola, sei portato a pensare che il ruolo principale ce l'ha la pillola, e probabilmente è così. Però ti rendi conto in tante altre pazienti che la pillola non la possono davvero prendere, che l'impatto sulla sintomatologia è grandissimo anche dato da questi altri fattori. È chiaro che chi ha un fallimento della terapia, e sotto terapia io ci metto a questo punto la pillola e tutto il resto, è quella paziente che si deve candidare a una chirurgia. Però ripeto, se un centro come Negrar, che comunque vede
Voi lo sapete, i casi più gravi che ci sono in Italia e con un volume grande, e non solo, perché vengono anche dall'estero, dagli Stati Uniti, dall'Europa, dai paesi arabi. Ne opera alla fine di tutto il 9%, significa che le chance per andare avanti devono essere date. Molte Direi, io volte. ci credo molto. Io sono una di quelle pazienti che prima stava molto male, avrei dovuto fare nel giro di poco il secondo, sarebbe stato il quarto intervento. In realtà, aiutandomi tanto tra, insomma, magari la ginnastica posturale, yoga, Pilates, ho cercato di curare la mia alimentazione, ho preso integratori, insomma, ho cercato. Mi piace, una volta una dottoressa ha detto un po' come se mi fossi creata tutto intorno un'impalcatura. Ecco, mi sono creata pezzo per pezzo la mia impalcatura e devo dire che nel mio caso ha fatto molto la differenza. Per cui io dico sempre, a volte siamo le peggiori nemiche della nostra salute. Dovremmo imparare a volerci bene, a non pensare che solo la pillola o solo il ginecologo facciano la differenza. Noi dobbiamo aiutare in questo. Un buon E 50% glielo mettiamo anche noi. avete un ruolo che è fondamentale perché in realtà il primo filtro che è in grado di fare cultura in un modo molto disinteressato e divulgativo siete proprio voi delle associazioni. Ad esempio, anche questo tabù, no, del fatto che non si può ammettere che una paziente con l'endometriosi non debba avere bisogno di un supporto psicologico o anche farmacologico. Cioè, allora, Certo. così come il tumore viene a chiunque, al ricco, al povero, a quello simpatico, antipatico, anche l'endometriosi, non è che guardi in faccia. E molto spesso quando viene va ad appesantire delle fragilità che magari già ci sono, va a mortificare la donna. Praticamente in tutto, nella sessualità, nella gioia di stare al mondo, nella convivialità, nei rapporti umani, crea dei problemi professionali non indifferenti. Allora, quando soprattutto si arriva a magari anche anni nei quali non si è comprese, capite, non c'è la diagnosi, cioè, è fondamentale, eh? Cioè, ci sono davvero. No? Noi siamo purtroppo cresciuti in una cultura che è quella italiana, che io adoro e non cambierei con niente al mondo, in cui però il concetto di avere bisogno di una stampellina psicologica o anche farmacologica per un periodo è un po' stigmatizzante, no? Sembra quasi che allora sei uno da Sì, è camicia di vero. forza o da qualcuno volò sul nido del cuculo, ma non è così. Cioè, così come nel nostro modo di pensare, tornando all'esempio del ginocchio, è naturale usare la stampella per un certo periodo e poi la stampella la butti volentieri via. Non c'è assolutamente nessun tipo di tabù, non ci deve essere nessun tipo di tabù ad ammettere che ci sono spesso, anzi spessissimo, degli stati depressivi che devono andare curati. Degli stati ansiosi patologici che devono andare curati, degli stati manico-depressivi, degli stati bipolari subclinici o clinici, degli stati borderline, per usare dei termini tipicamente psichiatrici. E allora, a volte si vede che nella peggiore delle ipotesi la paziente non accetta questo concetto. La famiglia molto spesso non è in grado di ascoltare questi bisogni, a volte si delega il buon compromesso e dire dai, ti porto dal medico di famiglia che ti dà qualcosina. Purtroppo non è uno specialista No. e a volte noi vediamo che ci sono delle depresse che sono curate con degli ansiolitici o magari danno l'antidepressivo a delle pazienti che sono ansioso-depressive o che sono semplicemente hanno degli altri disturbi che si curano, ad esempio, con altre classi di farmaci o semplicemente che avrebbero bisogno di una buona psicoterapia e basta. E quindi non credo ci debba essere nessuna vergogna anche ad ammettere a volte di avere bisogno di questo supporto. Perché poi se io sono depresso, adesso uso solo l'esempio della depressione, ma ce ne sono tanti, e guardate che c'è una depressione reattiva, si chiama così, cioè
chi è stato plurioperato, non capito, lasciato o non ho i figli e li volevo e tutti i drammi che voi, ciascuna di voi in casa conosce molto bene, è anche normale che arrivi ad un punto in cui in qualche modo incamera dei drammi che si manifestano in degli stati emotivi che cambiano. E allora, se io sono depresso, farò molta fatica ad accettare un effetto collaterale di una pillola. Non avrò la forza di fare l'attività fisica perché mi comporta una forza di volontà che non ho, in quel momento non ho. Cercherò di magari gratificarmi col junk food e la televisione e non riuscirò molto spesso ad aderire invece a un protocollo molto rigido che è quello di provare proprio a curarsi. Allora vince la malattia. Allora, curare l'endometriosi è come comporre un puzzle dove c'è bisogno di personalizzare un trattamento e ci sono delle armi. Alcune volte servono tutte, a volte ne servono alcune e non c'è niente di male, non c'è nessuna vergogna. Io lo dico perché nei centri come il nostro, dove arriva gente che sta male anche da tanti anni, chiaramente spesso si vede questo e a volte si ha proprio la difficoltà di dire alla paziente: guarda che assieme alla pillola, assieme al Pilates, assieme all'integratore, davvero ti farebbe bene una molecola in più che ti andrebbe a riequilibrare i tuoi neurotrasmettitori per un periodo e poi dopo si vedrà. Quindi è importante. È un po' il concetto che diceva io quando ero bambino, una volta venni morso da un cane e mi portavano da una parente che faceva le punture a fare le punture tutti i giorni di antirabbia, si usava così. E mi faceva: non fare il muscolo, non fare il muscolo, perché io ero bambino, avevo paura e ovviamente irrigidivo il gluteo. Ecco, perché? Perché se fai il muscolo hai molto più male, ma soprattutto l'ago va a beccare dei punti più dolorosi, spezzi l'ago, può rimanere dentro. Allora, tornando a questo esempio, a volte non curare il proprio stato emotivo è un po' come fare il muscolo. La puntura, che in questo caso è la pillola, la terapia e tutto il resto, rischia di non riuscire ad avere il suo effetto, di non riuscire ad arrivare davvero a destinazione con la sua potenza. Quindi voi avete cominciato già da tempo anche a parlare di questo, a parlare di benessere psicofisico e quello va tutelato. Guarda, grazie, veramente grazie, perché non se ne parla mai abbastanza. E poi credo che in un momento come questo il benessere psicofisico sia veramente importante. Chi di noi non ha avuto momenti di sconforto in questo periodo, appunto, magari si è sentita sola nel suo essere donna affetta da endometriosi, nei dolori. E quindi bisogna sempre ricordare che anche se sembra che tutto sia fermo, in realtà le psicoterapeute comunque lavorano, per cui a volte chiedere un aiuto non fa male, a maggior ragione in un momento così, insomma, di difficoltà. E poi leggevo, per esempio, che una ragazza diceva: sì, ma molte psicoterapeute, psicologhe non conoscono la malattia. È vero anche che come APE abbiamo già fatto due corsi di formazione, abbiamo formato 80 psicologi sparsi per l'Italia, per cui già da quello, insomma, qualcosa si sta muovendo, com'è che si dice, pur si muove. E Sì, poi ma l'informazione è tutto, è cioè i corsi tutto. di formazione, adesso poi Jessica l'altro giorno ha citato con Vercellini il corso che voi avete organizzato qui, Ecco, anche con volevo arrivare lì. ma voglio dire, tutti anche gli altri eventi formativi che voi formate, che noi formiamo, perché la vera terra di missione per l'endometriosi non è andare nel Ghana dalla sua urina nella tenda, è qui, è formare, è fare cultura e formare i medici ad una cultura diversa della malattia, ma anche della gestione della malattia, informare i medici di famiglia, i ginecologi di base. Però tutti i cambiamenti culturali richiedono tempo. Noi siamo, credo, sulla strada giusta. Credo che già voltandoci indietro rispetto a 15 anni fa si vedano dei passi da gigante da un punto di vista culturale.
Pensate ad esempio a questo scenario. Io ogni tanto penso in termini così evolutivi, darwiniani, eccetera. Voi provate a pensare che ora ci sarà una generazione di figlie di pazienti endometriosiche che hanno pagato cara la loro salute per la malattia. Queste figlie non arriveranno mai ad avere un quintale di malattia nella pancia. Perché? Perché cresceranno in un assetto familiare in cui la madre dirà a loro: se ti fa male, non è normale, andiamo in questo centro a vedere se hai l'endometriosi. Questo cambierà drasticamente la storia dell'endometriosi. È vero. E chi invece oggi si ritrova purtroppo a non essere madre o a essere madre, è cresciuta in un assetto in cui sia in casa la nonna, la mamma, che il medico di famiglia, che il ginecologo ti diceva: è normale. Allora capite che già questo salto generazionale porterà ad avere delle nuove generazioni di pazienti con l'endometriosi che sicuramente avranno una diagnosi molto più precoce e si potrà lavorare molto meglio, chiaramente, con tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi i cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo. Formare i medici è importante, perché anche il discorso che tu facevi sulla cultura, della formazione dei medici, il tempo maggiore che noi qui a Negrare, penso ciascuno dei miei colleghi in Italia, nei centri di riferimento, impieghiamo, è per convincere la famosa ragazzina che viene da una regione qualsiasi dell'Italia, con la cisti di 3 centimetri, magari asintomatica, e viene impanicata perché lei ha, che ne so, 18 anni e le hanno detto che non potrà mai più avere figli, che ha una malattia che la distrugge. Guarda su internet e vede, e poi sapete molto bene che esistono due forme espressive di endometriosi. C'è chi avrà fortunatamente per lei una forma di endometriosi anche molto easy, e c'è purtroppo un 25%, 30% che ha una forma molto più aggressiva. Allora, quella paziente lì, noi impieghiamo delle ore a provarle a far capire che non deve operarsi. Perché? Perché lei vede me. Si fida perché le hanno detto che Ceccaroni è esperto, però è stata dal suo medico di famiglia che le ha curato le tonsille, il morbillo, la quinta malattia, che le conosce da una vita. Il ginecologo, magari da cui va regolarmente, che le hanno detto questo. E allora questi medici di famiglia e ginecologi sono i primi a dover rassicurare le pazienti, a fare una diagnosi o a ipotizzarla o a sniffare che ci può essere la malattia, ma devono essere anche i primi a rassicurare le pazienti, perché una ragazzina di 18 anni deve essere seguita, traghettata verso l'età in cui desidererà figli e li cercherà, se si può spontaneamente. Probabilmente quella cisti sparirà. Ricordatevi anche che ci stiamo battendo tanto su questo, sulle chirurgie inadeguate, cioè Vero. l'endometriosi non è una malattia a cui ci si deve rassegnare, che tanto recidiva e quindi tanto ti devi rioperare. Io davvero ho la pelle d'oca quando sento molte pazienti che dicono: sono proprio sfortunata perché mi hanno operata 2 volte nel 2016, 3 volte nel 2018. Insomma, non è così. L'endometriosi, quando viene operata con un sistema radicale, recidiva, e lo dice tutta la letteratura mondiale, nel 7% dei casi, cioè nel 93 no, e in meno della metà di queste recidive ci si dovrà rioperare. Allora, è molto importante non andare ogni volta che c'è un gettoncino di malattia a operare per toglierlo, perché quella ragazzina di 18 anni, che probabilmente prima dei 34, che è l'età in cui più o meno si cerca in media una gravidanza in Italia, forse farà altre cisti se non viene curata bene. E non è che si può ogni volta andare a tirarle via uno scampolino di ovaio. Perché? Perché quella ragazza, senza operarsi, molto probabilmente rimarrà incinta da sola al momento giusto, curandosi.
E invece se io le tolgo la cisti e magari non la curo, cosa che spesso viene fatta, ci saranno magari delle recidive, perché poi magari la cisti è solo la punta dell'iceberg e si lasciano lì altre lesioni nascoste. Quindi la cultura del trattamento dell'endometriosi sta anche nel timing corretto di quando operare. Se puoi, ovviamente non devi operare mai, ma quando devi operare nel momento giusto. E il momento giusto è se sei in pericolo di vita, perché a volte può succedere, oppure se c'è un fallimento davvero provato e con tutta una serie di tentativi fatti della terapia medica. Poi ci sono altre indicazioni funzionali alla ricerca di gravidanza che possono essere applicate a chi ha i sintomi e a chi non li ha, ma quello è un altro discorso. Comunque è Quindi io molto importante quello che dicevi sulle ragazze adolescenti, sulle giovani, perché tante volte, cioè, anch'io quando sono stata adolescente, no, mi era stata diagnosticata l'endometriosi, la prima cosa che fai è rivolgerti a un ginecologo che magari non conosce la malattia, essere operata nel primo ospedale che trovi. In realtà è importantissimo, anche e soprattutto in questo caso, affidarsi ai centri specializzati proprio perché la nostra riserva ovarica è importante e dobbiamo assolutamente tutelarla. sì. Io rabbrividisco ogni volta che sento: beh, vabbè, ma mi devono solo dare una ripulita alle ovaie. È Io di pazzesco. sicuro sto male perché Sì. non si rendono conto di che danni importanti si possono fare. È vero, sì, sono d'accordissimo. E la riserva ovarica è un patrimonio di follicoli, ma è anche una riserva ormonale, ricordiamocelo, eh. Già chi ha l'endometriosi severa, secondo le statistiche, ha un rischio di una menopausa precoce, anche se non si opera, che è maggiore. In genere la menopausa rispetto all'età media risulta anticipata di un paio d'anni. Poi tutti gli interventi che vanno ad impoverire, il tessuto ovarico sono degli elementi che appesantiscono ulteriormente questo rischio. Quindi ricordiamoci che oggi non è che la donna muoia di endometriosi, la donna muore statisticamente di patologie cardiovascolari, embolie polmonari, la nonnina che si rompe il femore, tutte quelle cose che chiaramente la menopausa va ad aumentare e a peggiorare. Quindi una menopausa che è anticipata di molto è un elemento che può chiaramente andare a dare un sovraccarico alla salute, in senso negativo. Quindi preservare più che si può l'attività ormonale sarebbe Infatti, l'ideale. parlavamo un po', no? Nella nostra chiacchierata dei progetti APE, come tu sai, noi andiamo anche nelle scuole, andiamo in quarta e quinta superiore, cerchiamo di fare informazione. Sì. L'informazione fa sì che speriamo si arrivi sempre più a una diagnosi precoce ed è veramente importantissimo. Tante volte, no, leggo di donne che dicono: vorrei anch'io andare nella scuola della mia città. Ma in realtà, per fare informazione bisogna essere formati, soprattutto quando si parla agli adolescenti bisogna sapere che cosa dire, perché andare a raccontare la propria storia per traumatizzarle non è assolutamente una cosa positiva. Andare invece a cercare di parlargli oggettivamente della malattia grazie a un ginecologo, una psicologa, grazie alle volontarie dell'APE, dargli gli strumenti per arrivare a una diagnosi e fargli capire l'importanza dei centri specializzati può veramente fare la differenza nella loro vita. Sì, tantissimo. Sono assolutamente d'accordo e sono quelli davvero i momenti cardine nella storia di una ragazza, di una donna che avrà l'endometriosi. È fondamentale questo. E quindi tutti questi progetti sono assolutamente, importantissimi. Però ripeto, ecco, il contributo che anche ogni singola paziente che si ritrova a essere madre dà, a volte ti ritrovi che te le vogliono mandare a 9 anni perché hanno un dolorino, però va bene così. In questo momento anche magari avere come dire, un'ipereccitabilità sensoriale verso tua figlia è molto meglio che dire è tutto normale. Anch'io stavo a letto 3 giorni o tutta la settimana quando avevo il ciclo. Quindi è importante. Ricordiamoci che
tanto lo saprete, si dice sempre, le nostre mamme o le nostre nonne avevano per dei diversi assetti sociali e se vuoi demografici, antropologici del paese, la possibilità di diventare madri molto presto, multiple gravidanze, e questo spesso proteggeva delle endometriosiche potenziali da dei risvolti molto brutali della malattia. Del resto l'endometriosi la curava Freud, quindi esisteva già, no? E quindi voglio dire che adesso la donna media, per vari motivi, si ritrova ad avere quelle sicurezze affettive, economiche, professionali per cercare una gravidanza più avanti. E nel mezzo una malattia che è fuori controllo perché non è diagnosticata crea dei bei casini. E quindi cambierà proprio lo scenario. Io su questo sono molto molto ottimista, anche perché così finalmente opererò molto di meno e mi dedicherò ad altri hobby. Tipo Beh, chiunque sa che a me piace molto la musica e soprattutto la musica rock, ma quella l'ascolto regolarmente anche quando siamo in quella sala. l'ascolti anche in sala operatoria. E, ma la pesca subacquea, ad esempio, meravigliosa. Da Ah. solo negli abissi, sentire solo il battito del tuo cuore, non c'è il Che cellulare, meraviglia. prende, è un sogno. Che meraviglia. Io e te poi ci vedremo al famoso corso che avevamo organizzato a Negrar. L'avevamo il 7, 6-7, mi pare, di marzo. Purtroppo a causa del coronavirus l'abbiamo dovuto rimandare, però è solo rimandato. Beh, sì. A meno che non bombardino l'ospedale, noi ci siamo. Io che già mi pregustavo il Valpolicella, niente, vedi? Oh, Tiro lì al fresco. no, t'accontenti di poco perché qua c'è l'amarone Hai anche. ragione, hai ragione. Va C'è un bene. ospite Allora, come tiro te, al voglio dire, non è che la fresco. Hai colmo col ragione. Valpolicella. Qua andiamo Andiamo di proprio amarone. a Poi il pure giorno dopo. le botti Eh? migliori, apriamo. Poi il giorno dopo voglio vedere chi ci va al corso. Ci arrivi, anche perché è tutto proprio walking distance. Sai che a Negrar c'è l'ospedale, poi due Sì, strade è che tutto lì cruzano. vicino. Sì. Bene, bene. Intanto colgo l'occasione prima di salutarti anche per ringraziare perché tu non lo sai, ma ieri abbiamo letto che sono usciti finalmente i numeri del 5 per 1000, quindi chi ci ha donato il 5 per 1000 nel 2018 sono state circa sulle 3000 persone. E quindi grazie ai fondi del 5 per 1000 anche il prossimo anno potremo continuare a portare avanti i nostri progetti e soprattutto i corsi di formazione a cui noi crediamo tantissimo. E colgo l'occasione per ringraziare te e tutta la tua equipe per aver accolto, ecco, la nostra richiesta di fare un corso anche lì da voi perché credo sarà veramente bellissimo. E poi partecipare a questi corsi veramente è stupendo, solo chi lo vive può vedere negli occhi dei medici che partecipano un cambiamento, non ti so spiegare. Il primo giorno arrivano, sono un po' nelle sue, no? Sono abituate a quei corsi dove vanno tanti medici, dove c'è un po' poco, diciamo, quel rapporto personale. E quando vanno via invece si crea questa bellissima unione, un'equipe, soprattutto una voglia propositiva di lavorare per le pazienti. Quindi ogni volta io ne esco rigenerata, devo dire. Beh, questo è anche quello che capita a noi, perché poi è quando vediamo questo entusiasmo che viene trasmesso che è la gratificazione più bella. Poi la speranza davvero che la nostra esperienza possa essere proprio di impatto, perché queste persone, ritornando a casa, abbiano in qualche modo la loro coscienza, la percezione della malattia che è cambiata. Questo significa proprio essere in qualche modo dei moltiplicatori, no? E Sì. quindi Io questo è bellissimo. ogni volta che ci sono questi eventi mi immagino come una lunga catena rosa che pian pianino va a riempire l'Italia e che porterà informazione, sostegno e soprattutto mi auguro un futuro diverso. E se si riuscirà sarà solo veramente grazie a chi come te, alla tua equipe e a tutti i medici che in questi anni hanno collaborato con noi perché l'APE
è stata creata da volontarie, ma diciamo che se siamo arrivati dove siamo è veramente solo grazie a voi. Per cui, insomma, colgo l'occasione per ringraziarti, ma adesso ti Grazie prendo in a voi, però. castagna, visto che abbiamo ancora un bel po' di persone collegate, ho visto che ce n'erano diversi dall'Emilia-Romagna, tu mi avevi fatto una promessa. Che cosa dovevi fare? Non so, te ne ho fatte A tante in realtà. Cesena. Cosa dovevi Ah, fare a sì, Cesena? ho capito. Io a Cesena non ci torno dall'8 di marzo. Secondo me, quando torno, neanche la mia mamma mi riconosce. Però Però quando è finito tutto, facciamo una a Cesena bella. lo facciamo, ma lo facciamo proprio in grande, eh? Tipo il concerto dei Queen a Wembley, una cosa del genere. Capito? Io voglio uscire sul palco come Freddie Mercury con la pelliccia, la corona, così. Bellissimo, bellissimo. Io voglio essere lì a applaudirti. No, assolutamente lo facciamo e è un progetto che tra i tanti purtroppo è stato in questo momento solo ibernato da questa situazione. Ma tra l'altro proprio a me personalmente nella mia vita professionale, ma ha interrotto delle cose che dovevano partire, fai conto, la settimana dopo. Sai quando ti esce uno starnuto ma non riesci a farlo? Ecco, c'è Ecco. questo fastidio che al di là del dramma che stiamo vivendo, perché adesso è stato molto piacevole passare questi ora, Ora questa e mezza, epoca, volata. ma avete anche fatto dimenticare insomma. Fuori da qui ci sono davvero gli aeroplani col napalm, perché è una situazione davvero pesante, in Veneto poi particolarmente. Però voglio dire che sono progetti che sono al momento solo accantonati, l'importante è averli ben precisi e strutturati qui, così Esatto. quando ripartiamo, ripartiamo in fretta e bene. Ripartiamo alla grande. Poi, Anzi, meglio perché ci abbiamo pensato di più. esatto, così lo faremo ancora più in grande. Esatto. Quindi, bene, bene. Niente, io quindi ti saluto, ti abbraccio, salutaci soprattutto tutta la tua equip, abbracciali per Senz'altro. noi, Anche digli loro che, si insomma, sono siamo. raccomandati di portarvi i miei saluti. Credo che qualcuno sia da qualche parte anche a seguirci. Ovviamente per i soliti motivi di sicurezza, siccome sono senza mascherina, qui mi tocca stare da solo, però. Senz'altro ve li saluto, ma anche loro questa mattina si sono tutti venuti da me a dirmi salutale, salutale, quindi stanno partecipando anche loro assieme a me a questo momento. Bene, buona serata a tutte A e niente, tutte. ci aggiorniamo con i prossimi appuntamenti. Io vi ricordo appunto che sabato pomeriggio saremo con la dottoressa Pazzaglia e parleremo della riabilitazione del pavimento pelvico. Leggevo che alcune si chiedevano che cosa fosse, ecco, sabato poi risponderemo anche a queste domande. Se mi posso permettere, sei molto meglio di Barbara D'Urso. Oh, grazie! Io spero di essere meglio di Platinette, ma tu sei sicuramente meglio di Barbara D'Urso. Grazie, grazie. Beh, sì, che sei meglio di Platinette è indiscusso, direi. Va Più o meno i capelli mi stanno diventando così, però va bene. ho capito in Arriverà questo il momento. momento. Niente, un saluto alla Bene. Romagna, direi, quello glielo mandiamo, visto che siamo ancora Esatto. insieme. Un abbraccio e buona serata. Buona Ciao. serata, ciao, ciao a tutti.